Buongiorno ragazzi, allora qua stiamo provando a fare una pedalina della moto, la leva è venuta bene, siamo sempre con 17 volte a 2 A per un'ora di tempo, ho immerso la pedalina senza far toccare il fil di ferro all'interno, qui abbiamo dell'acqua da freezer che praticamente corre per mantenere la temperatura di 21 gradi. Adesso il termometro ce l'ho nel colore per vedere che lo sto già preparando. Qua stiamo preparando il colore che è sotto qua, colore giallo, un dye DYE. Sono colori per stampante, sono gli unici che mi trovo bene grazie a indicazioni di canali vari. Dobbiamo portare il colore a 70 gradi e poi si va a immergere la pedalina da un lato e dall'altro perché non ci sta tutta nella lattina, non ho un contenitore adatto e neanche troppo colore, diciamo, quindi dobbiamo un po' arrangiarci. Ogni tanto si creano delle piccole bollicine intorno al, diciamo, all'alluminio, vuol dire che tutto sta andando come deve andare, anche intorno al piombo. Avviene lo scambio praticamente elettrolitico e qui il fil di ferro che vedete lì non è immerso perché se il fil di ferro toccasse l'acido verrebbe un casino, friggerebbe addirittura il fil di ferro, diventerebbe rovente. Intanto andiamo a rimuovere le bollicine che c'è intorno alla pedalina, perché se no fanno da schermo e non riescono, perché è tutto idrogeno, non riescono poi, non continua la fissione, diciamo, fissione, chiamatela come volete. Vi faccio poi vedere in un altro pezzo di video poi come è venuto il risultato, ma vi farò vedere anche l'ebollizione. Adesso mi tolgo d'acqua con la faccia perché non è bello respirarsi queste, diciamo, questi gas, anche se siamo all'aperto. A dopo. Ok, come promesso, adesso vi faccio vedere la parte. Allora, questa qui è la pedalina che ho immerso. Qua c'è il termometro che lo metto dentro, così vi faccio vedere più o meno. Allora, questo qui è il colore che ha preso. Già, ho già fatto un lato, è venuto benissimo, veramente, veramente bene. La temperatura, vedete, 70 gradi, non andate oltre gli 80. Se vedete che arriva troppo alta, spegnete il fuoco, vabbè, l'arrangiate voi, dovete stare dietro a questo procedimento perché è importante. E la pedalina è venuta abbastanza bene, adesso ha preso tutto il suo colore, vi faccio vedere poi dopo che la metto nella vaschetta dove la farò bollire con l'acqua distillata per far chiudere tutti i pori e cuocere, diciamo, la vernice, che l'inchiostro che è entrato nei pori. Nostra vaschetta ben pulita, l'ho pulita con la soda caustica, le andiamo a mettere il termometro. Come vedete sale la temperatura almeno dai 90 gradi in su, dovrebbe, diciamo così. Sono andato a metterla sui due fuochi perché se no ci mette una vita. Questa è la pedalina, alcuni punti non sono venuti tipo qua sotto perché era girato al contrario, ma non mi interessa. L'importante è che una parte è anodizzata, poi quella rimane sotto, quindi non si dovrebbe neanche vedere. Poi basta che sia sporca di grasso o di qualcosa e l'anodizzazione non viene. Però tutto sommato, dai. Questa invece è la leva del freno, non è venuta proprio male, un bel lavoro, meglio di prima sicuramente, mentre questa non è venuta proprio benissimo, però vabbè, pian pianino andiamo a migliorare. È comunque anodizzata, quindi tiene più nel tempo, è più robusta. Boh, manca questa parte qua che è già tutta pulita, che è il paracoppa che va sotto, e qua dovremo poi fare una vasca più grande, sospettando che mi arriva il piombo, che superi almeno questa, diciamo, questa metratura in centimetri quadrati. E niente, poi vi mandate
magari vi farò vedere come la faccio. Spero che venga bene. Prima di farla, la immergerò in acqua e sapone, la laverò con cura, di modo da sgrassare completamente tutte le parti, e poi andremo a fare anche questa qua. Mi serve dell'attrezzatura, delle vasche un po' più grandi, quindi sto recuperando il tutto. E pian pianino facciamo tutto. Qui ci siamo quasi, sta salendo un po'. La temperatura. Questa, se fuori dall'acqua, non importa perché il colore è già entrato. Poi quando la tirate fuori col calore si asciuga già un po' e quindi la potete fare anche in qualsiasi momento, non è un problema. Ci siamo. Siamo quasi a 90 gradi, da sopra vedete dell'impurità, che è quella che è dell'ossido, cioè della vaschetta, che con l'acqua bollente si stacca, ma non è importante perché a galla noi dobbiamo immergere il pezzo e poi non ci interessa perché già tutto il colore è già nei fori. Ok, possiamo già andare a cuocere una parte, facciamo così e poi lo giriamo, facciamo un po' da una parte e un po' dall'altra. Ok, passati 2 minuti, siamo sempre a 90 gradi, ma andiamo su. L'importante è che l'acqua sia bella bollente e vedete che si formano quelle piccole bollicine intorno al pezzo. Quelli sono i pori che praticamente liberano l'ossigeno che è contenuto all'interno dell'inchiostro che vi è finito dentro. Quando vedete che poi le bollicine vanno via tutte, più o meno, vuol dire che il pezzo sostanzialmente pronto. Infatti si cominciano, alcune cominciano già a staccarsi, si può vedere qua, vedete qualche bollicina. Questi qua sono piccoli consigli che vi do perché possono essere utili nel momento in cui fate questo procedimento. Allora, l'acqua comincia a bollire e qui vi sono molte bollicine, vedete, che vanno a formarsi e poi scoppiano. Quindi vuol dire che in quella zona il colore si sta, diciamo, fissando, indurendo all'interno dei micropori che vi sono stati creati con l'anodizzazione. Ogni tanto gli diamo una girata così, di modo che cuoce tutto. Ecco, perfetto. Ve lo lasciate dentro un 20 minuti, un quarto d'ora, secondo me dipende anche dalla forza di ebollizione, non esagerate perché sennò l'acqua bollendo vi porta via tutto, se bolle forte vi porta via proprio tutto, cioè gran parte del colore ve lo stacca, poi ve ne accorgete quando poi si raffredda l'acqua, che lo vedete che l'acqua non è più trasparente ma è giallina ed è il colore che gli avete fatto praticamente. Anche qui girandolo vedete le piccole bolle che si sono create, che vanno e scoppiano, vuol dire che tutto è andato alla perfezione. Ok, ve lo lasciamo un po' qui, giriamo un po' così, un po' da una parte, un po' dall'altra. Ci vediamo dopo. Passati 10 minuti, adesso andiamo a rigirare il pezzo. Ok. Direi che è sufficiente. La cottura c'è stata. Adesso facciamo così, lo giriamo anche un po' così. Qua siamo comunque quasi a 100 gradi, ma l'acqua bolle lo stesso. Vuol dire che il termometro magari non è preciso. A parte che bolle più su una parte, sul lato destro, che dall'altra, perché dall'altra c'è un piccolo fornelletto che non riesce a scaldare completamente bene tutta la zona, ma poco importa. L'importante è che questo pezzo viene cotto a dovere.
qui nella zona dove vedete che manca il colore, tanto andrò a mettere una guaina termoristringente di gomma, quindi andrà a coprire gran parte di quello che vedete che non è stato colorato. Evidentemente in quella zona lì era sporco, infatti si può vedere lo sporco un pochino, me lo sono proprio lasciato indietro. Se pulite bene il pezzo, ho fatto un lavoro come si deve, non sta schifezza che ho fatto io, però tutto sommato non è proprio malvagio, dai, può andare. Io direi va bene così, adesso lo togliamo. Ok, l'abbiamo tolto. Adesso il calore che ha lo fa asciugare praticamente completamente, quindi ve lo ritrovate poi asciutto da solo, senza impurità, perché usando l'acqua distillata e non acqua normale, mi raccomando, fatelo bollire in acqua distillata e vi si è già asciugato di qua il colore. Non male. Bello asciutto già. Ok, questo processo è stato fatto per una media, duratura del pezzo. Non sono andato troppo col tempo, ma volendo potete farlo per le intemperie, magari pezzi di barca, robe così, vi consiglio di lasciarlo anche almeno un 2 ore buone. Invece così. Anche perché la salsedine non lo corrode, riesce praticamente a durare di più se è anodizzato che normale. Poi ci sono queste piccole crepe che non so cosa siano, comunque penso che siano delle svenature date c'erano già prima, quindi non è data all'anodizzazione. Boh, concludo col video, mettete un like se vi è piaciuto e ci vediamo in una prossima avventura. Ciao a tutti!